Quattro giorni a Verona con altre 18.000 persone da tutta Italia per la terza route nazionale delle comunità capi a Gesci. 717 liguri, una decina di persone dalla nostra diocesi. Il tema Generazioni di felicità è stato declinato in testimonianze, incontri di confronto a piccoli gruppi e laboratori per mettere a terra alcune linee guida educative che verranno ora condivise nei gruppi a livello nazionale per offrire alle famiglie, alle ragazze e ai ragazzi un profilo educativo riconoscibile, affidabile e credibile. Lo scopo dello scautismo da quando entrano 8 anni è creare uomini e donne della partenza. Quello che mi è sempre piaciuto del percorso scout è che, a differenza di molte altre cose, finisce. Tu a 20 anni devi essere pronto per andare nel mondo, scegli, fai appunto queste 3 scelte di fede, politica e servizio e diventi uomo e donna della partenza. E poi sei nel mondo. Uno degli elementi decisivi emersi è la necessità di dare fiducia ai ragazzi e alle ragazze perché credano nelle risorse che hanno e le sappiano mettere in pratica. Sii tu protagonista della tua vita, prendi in mano e guida da te la tua canoa, no? Questo servizio educativo è importante per seminare nei ragazzi quei valori di giustizia, pace, rispetto, la passione per la bellezza, il bene comune e anche per poter cercare di trasmettere la fede. Sentiamo che ce n'è bisogno, che le famiglie ce lo chiedono, il territorio, vedendo anche la realtà di oggi. Ecco, ne vale la pena ed è una cosa bella. Il Tiguglio è un territorio piccolo che ospita un gruppo scout affiatato con le 3 branche suddivise per età. Da poco le attività sono descritte nel nuovo sito agescigruppotiguglio.it. Nel nostro territorio la presenza dello scoutismo è preziosa non solo per il servizio che restituisce, ma anche per la testimonianza che rappresenta. Io ho grande ammirazione per questi ragazzi, per tutti i capi scout, per il tempo che donano. Donano tempo, energie, entusiasmo, sorrisi, sono appunto generatori di opportunità per questi ragazzi, perché di questo c'è bisogno. Sono dei testimoni, ecco, essere testimoni di felicità, saper indicare una strada, un futuro, saper consegnare parole che non sono depresse. C'è bisogno di una parola che davvero aiuti a guardare al futuro, a sperare, a sognare, a meravigliarsi. E questo creando e generando, no, opportunità, dove i ragazzi possono camminare, confrontarsi e dove possono crescere.